Ciao ciao a tutti! Dunque, oggi parliamo di upvote. L'upvote è il segno di apprezzamento da parte di un utente verso quello che è il lavoro di un altro utente. Dunque, il vostro valore di upvote dipende dallo steam power che avete nel vostro wallet. Quindi, per ogni 100 steam power, il vostro potere di voto aumenterà del 0,01 dollaro. Per cui se io ho 800 steam power, questo valore di steam power di 800, al 100% della mia capacità di votare, potrò votare un nuovo post con 0,08 dollari. Ma c'è una particolarità: soltanto quando io raggiungo 500 steam power posso regolare con una pratica barra la percentuale del mio voto. Quindi posso dare il 10, il 20, il 40% e così via. Vi do degli altri esempi. Se io avessi uno steam power pari a 800, con il 100% del mio voto, quindi upvotando al massimo, fornirei 0,08 dollari. Con lo stesso potere di upvote, quindi di 800 steam power, se io voto soltanto al 50%, regolando la barra, darò un voto pari allo 0,04 dollari. Nel caso in cui decidessi con 800 steam power, con questa capacità di voto però soltanto del 10%, quindi a voto soltanto del 10%, io potrò dare all'altro utente 0,008 dollari. Adesso passiamo a un altro argomento, il voting power. Dobbiamo immaginarci il voting power come la batteria di un cellulare, che quindi a seguito dell'essere stata ricaricata ha una capacità del 100%, è completamente carica, ma durante il giorno si scarica. Lo stessa cosa funziona la stessa cosa succede per il voting power. Dunque, più io avvoto post, più questo voting power diminuisce. Quindi, supponiamo che io leggo un post e mi piaccia. Lo voglio avvotare con il massimo della mia forza, quindi 100%. Il mio voting power diminuirà del 2%. Quindi nella seguente figura vedrete come cala il nostro voting power a seconda del numero dei post avvotati. Diciamo che se io ho un post e lo avvoto al 100%. Successivamente trovo altri 9 post che mi piacciono, quindi in tutto avvoto 10 post. Il mio potere di upvote dal 100% iniziale decrescerà fino a un 83%. Quindi bisogna stare un po' attenti a quanto si avvota e bisogna vedere in quanto tempo si può ricaricare questo voting power, perché è possibile ricaricare il voting power. Dunque, il voting power si ricarica del 20% ogni 24 ore. Quindi, vi do un esempio. Se io ho soltanto più il 60% del mio voting power, ci vogliono 2 giorni per ricaricare completamente questo voting power e tornare al 100%. Se invece io ho l'80% di voting power, ci vorrà soltanto un giorno. Dunque, vi invito a non sprecare il vostro voting power, soprattutto per post che sono più vecchi di 6-7 giorni, che sono post vecchi, in quanto l'autore comunque non riceverà un'ulteriore ricompensa, purtroppo. Quindi adesso vorrei fare un breve riepilogo per voi. Dunque, ogni volta che io avvoto un post usando il 100% della mia forza, si consuma il voting power del 2%. Ogni 24 ore
io posso recuperare il 20% del mio voting power. E quando raggiungo finalmente 500 steam power, sono in grado di regolare con la barra il mio potere di voto. Dunque, se non ho dimenticato niente, questo è tutto. È stato un post dedicato, è stato un video dedicato allo steam power e al voting power. E vi garantisco che è stato piuttosto difficile per me, ma questo è tutto. E vi auguro una buona serata. Ciao a tutti, ciao ciao.